quando Antonio Calvi mi ha proposto di curare la scenografia delle Troiane di Euripide nel Teatro Greco di Siracusa, devo dire che avendo riletto un testo che nella versione di Sartre ambientata durante la guerra di Algeria è un testo fortissimo, potente. Devo dire che non ho mai pensato a un'architettura scenica particolare, ma ho pensato che l'unico modo per accompagnare nel modo giusto questo testo, che di per sé è tutto, fosse importante pensare a un paesaggio. E l'immagine che mi è venuta in mente, poi ne abbiamo subito parlato con Anastasia, con Muriel, con Antonio Calvi, è stata l'immagine di questa foresta schiantata nel Friuli, in Carnia in particolar modo, dopo la tempesta del 31 ottobre scorso. Sono migliaia e migliaia di abeti rossi e bianchi schiantati al suolo per una tempesta inaspettata e improvvisa. E un'immagine perturbante è un'immagine di dolore, di sofferenza, di tragedia, anche perché siamo abituati a riconoscere agli alberi, alle foreste, ai boschi una grande capacità di resistenza e di durata nel tempo. Invece questa improvvisa fragilità credo abbia comunicato a molti di noi un grande senso di inquietudine, anche perché è la natura che si dimostra incapace di rispondere ai cambiamenti del clima generati dalla nostra specie, dalla specie umana. La superficie che abbiamo creato per il palcoscenico è pensata in continuazione con la superficie del Teatro Greco, con il colore e la texture delle pietre del teatro. Infatti anche i costumi delle attrici hanno lo stesso colore e cercano di mimetizzarsi con il palcoscenico. La cosa molto importante per la regista che noi abbiamo appoggiato nel nostro progetto scenico è stata l'idea di non distinguere i vincitori e il popolo sconfitto, vestendo tutti quanti dello stesso colore per sottolineare che la guerra è un male uguale per tutti. Questi centinaia di alberi che abbiamo portato, grazie all'aiuto della filiera del legno del Friuli, alla regione Friuli, al sindaco di Sappada, che hanno lavorato subito benissimo con la regione Sicilia, con la filiera del legno siciliana, e questi centinaia di alberi sono, come dire, venuti qui per un ultimo viaggio. E poi in qualche modo li abbiamo voluti eretti in larga parte, abbiamo cercato di dar loro dignità di fronte al pubblico degli umani e di fronte al pubblico degli altri alberi vivi che abitano il bosco, che è esattamente retrostante il palcoscenico del Teatro Greco. Quindi questi alberi che sono, come dire, per l'ultima volta in piedi, sono guardati, se vogliamo, da un mondo vegetale vivo e da un mondo umano vivo, prima poi di essere in qualche modo riaffidati alla filiera siciliana del legno, che li utilizzerà come legname e in qualche modo consentendo loro una seconda vita. Questo è un po' il senso della scena che abbiamo costruito. Credo che sia il modo giusto per lasciare che le voci e i corpi che Muriel metterà in scena abbiano la giusta importanza. Ci sarà Maddalena Crippa, Viola Graziosi, ci sarà Paolo Rossi, ci saranno straordinari attori a dar forza a una tragedia che ancora oggi ci parla della follia, della desolazione e dell'inutilità della guerra.